Ciao, io sono Nicoletta. Dovete sapere che non esco mai di casa senza un paio di tacchi, un filo di trucco e, per mettere subito le cose in chiaro, oltre a due tette e un cervello, ho anche un tumore. Questo è TTTT, un manuale di istruzione antipanico che posso aiutarvi a capire e mo come faccio nel caso in cui vi venga diagnosticato un tumore, come è successo a me 2 anni fa. Non sarò ovviamente da sola, insieme a me ci saranno le dottoresse dello IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, dove sono in cura. Ed ora vi presento la dottoressa Valeria, radiologa. Ciao Valeria. Ciao Nicoletta. Ciao. Senti, ma quando i pazienti vengono da te, immagino che non per forza vengono per una diagnosi negativa, cioè ovviamente la maggior parte delle persone vengono per far prevenzione, giusto? Giusto. La maggior parte delle donne che vengono a fare un controllo di prevenzione poi alla fine stanno bene, non hanno niente di sospetto. Il nostro compito è proprio quello di indagare, studiare il seno con le varie tecniche e vedere se c'è qualcosa che non va. E quali sono le tecniche appunto che utilizzate per vedere e approfondire? Allora, diciamo che gli esami base sono la mammografia e l'ecografia mammaria. E poi ovviamente esistono nuove tecnologie che vengono applicate sempre di più, tipo la mammografia con tomosintesi, che è una sorta di mammografia 3D, e la mammografia col mezzo di contrasto. A me è stato diagnosticato il tumore a 29 anni, quindi piuttosto giovane, diciamo. Qual è l'età in cui bisognerebbe iniziare a fare prevenzione? Diciamo che i controlli di prevenzione andrebbero fatti iniziare dai 25 ai 30 anni, prima ancora di sentire qualcosa all'autopalpazione, perché noi con queste metodiche riusciamo a trovare noduli molto piccoli e quindi facilmente curabili. Ma quindi questo per quanto riguarda ovviamente l'ecografia, e invece per quanto riguarda la mammografia, a che età si inizia? La mammografia è consigliata dai 40 anni, perché è un esame che utilizza radiazioni ionizzanti e quindi è meglio dosarla. Correggimi se sbaglio, l'ecografia non emette radiazioni, mentre la mammografia sì. Esatto. Giusto. Però finito l'esame, il paziente è ancora radioattivo? No, le radiazioni attraversano il corpo, ma non rimangono addosso a noi. Per quanto riguarda la risonanza, quando viene fatta, bisogna farla e come funziona? Allora, la risonanza magnetica è un esame di secondo livello, molto sensibile, però viene utilizzata in determinate situazioni. Per la prevenzione la utilizziamo soltanto nelle donne ad alto rischio, quindi le donne che hanno una mutazione genetica, BRCA, che diciamo, è la più famosa, ma ce ne sono anche altre, oppure che hanno un'importante familiarità per tumore della mammella. Nel caso in cui vedi attraverso appunto gli esami di ecografia, mammografia, un qualcosa che non va, un segnale, chiamiamolo così, qual è lo step successivo per il paziente? A quel punto si procede con una biopsia. Quello che facciamo è andare a prelevare all'interno del nodulo delle cellule o dei pezzettini di tessuto per mandarli ad analizzare. È una cosa che si può fare sia sotto guida ecografica che mammografica o anche di risonanza magnetica. Tutto questo io ovviamente so cosa significa perché io l'ho provato sulla mia pelle e io sono passata dall'ecografia alla biopsia e poi ovviamente ho vinto un sacco di cose e quindi ho vinto anche una PET dopo la biopsia, che è appunto l'esame per vedere se c'erano nel mio caso metastasi in corpo. È l'esame giusto per andare a identificare se ci sono delle cellule tumorali sparse. Esatto, la PET è uno degli esami che viene utilizzato per studiare il resto del corpo, va a identificare cellule tumorali lontane dall'origine, che è appunto la mammella, insieme ad altri esami tipo la TAC o la risonanza magnetica anche senza mezzo di contrasto. E quindi Valeria, dopo la diagnosi cosa succede? A questo punto la palla passa al clinico, che può essere il chirurgo senologo o l'oncologo. Grazie. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata con le oncologhe.